Bentornate nel mio canale, se siete nuove benvenute, io sono Stefania e il video di oggi sarà un plan with me. Se volete potete seguirmi e vedere come ho realizzato il mio tema per il mese di gennaio per il mio bullet journal. Per me gennaio è sempre stato un mese, diciamo, triste, un po' come febbraio-novembre, non c'è un vero e proprio motivo, però mi ha sempre portato tristezza. Quindi per questo mese volevo realizzare un tema felice, un po' gioioso, e ho pensato di farlo utilizzando tanti colori, non facendo una scelta limitata solo ad un colore con varie tonalità o un semplice abbinamento di due o tre colori. All'inizio come tema avevo pensato ad un tema molto facile da realizzare e semplice da disegnare, ovvero a delle note musicali, niente di complicato. Poi però ho deciso di fare una piccola aggiunta e ho inserito anche delle canzoni dal film Tick Tick Boom. Da quando è uscito su Netflix sono praticamente ossessionata, realmente, sia dal film che dalle varie canzoni. È a dir poco incredibile, ben fatto e davvero bellissimo, quindi se non l'avete visto correte a vederlo. Ed ebbene sì, a quanto pare Spider-Man sa cantare e lo sa fare anche molto bene. Essendo che usare così tanti colori richiede comunque un po' di tempo perché, beh, quando finisci con un colore devi cambiare, prendere l'altro in mano e ci vuole tempo. E io sono anche una persona pigra, tra l'altro. Non ho pensato di utilizzare, di fare chissà quale scritta elaborata, niente di che. Ho semplicemente scritto tutti i titoli in un stampatello molto semplice e banale. E devo dire che non mi piace come mi è uscito, perché io detesto come scrivo in stampatello maiuscolo, ma dettagli. Per tutto il 2021, quando era ora di creare la cover page di un mese, utilizzavo sempre la pagina destra per scrivere il mese e la sinistra per mettere una frase, diciamo. E ho pensato di provare a tenere anche lo stesso schema per il 2022, visto che mi è piaciuto abbastanza come cosa. Quindi nella pagina di destra ho semplicemente scritto il nome del mese, ho fatto una piccola decorazione con le note musicali, una cosa davvero semplicissima che anche un bambino può andare a ricreare, quindi niente di elaborato, non ci vuole nessun talento artistico, niente di niente, solo un po' di pazienza a cambiare i colori, appunto. Mentre nella pagina di sinistra, in questo caso, invece che scrivere una frase, visto che appunto ho incorporato le canzoni tratte dal film, ho pensato di utilizzare il testo di Louder Than Words, una delle canzoni che preferisco in assoluto. In realtà ho due canzoni preferite dal film e questa è una di quelle. Ed è molto bella perché ha anche delle frasi con davvero un bel significato, sono davvero belle, ti restano anche impresse. Avrei voluto inserire almeno gli spezzoni delle canzoni che ho riportato sul bullet, ma per questioni di copyright non lo posso fare. Comunque, se volete ascoltarle, le trovate tutte quante su YouTube. Netflix ha proprio caricato i video tratti dal film.
Per la visione mensile io utilizzo sempre due facciate, questo perché io ho bisogno di creare un calendario abbastanza grande per poter scrivere parecchie cose all'interno. Per me non è utile ricreare quei piccoli calendari in cui non riuscirei a scriverci nulla, e questo perché per me è comodo così. Colgo l'occasione per ricordarvi comunque che alla fine il bullet journal è un metodo che deve funzionare per la persona che lo crea. Quindi quello che può funzionare per me potrebbe essere la cosa peggiore per voi, viceversa. In questo caso ho utilizzato una piccola piccola parte del testo della canzone di Bo Days, che sarò sincera, non tanto la parte in cui vengono elencati tutti i nomi, ma proprio questa parte qui che ho citato, che sono davvero quattro parole in croce, tre o quattro, non le so contare sul momento perché mi perdo, mi sto cantando la canzone mentre sto cercando di parlare, questa cosa non funziona. Comunque, e davvero questa parte ti resta davvero impressa. Cioè, io per giorni e giorni, dopo aver visto il film, nel bel mezzo di niente, mi veniva in mente questo spezzone della canzone. Quindi non potevo non inserirla da qualche parte. Visto che in queste due pagine non avevo tantissimo spazio, ho pensato che sarebbe stata perfetta. Ho aggiunto intorno, in giro per le pagine, le note musicali di più colori, per continuare a tenere lo stesso tema. Io inizio sempre la settimana con il lunedì. So che c'è chi la inizia con la domenica come primo giorno e la termina col sabato. Io inizio con lunedì e finisco con la domenica. Per me iniziare con la domenica è strano, non mi ci trovo affatto e quindi mantengo sempre l'impostazione con lunedì come primo giorno e domenica come ultimo giorno. La mia prossima pagina è il mio workout tracker, è molto semplice da utilizzare. Vado a creare una tabella in cui creo più colonne. Nella prima colonna riporto semplicemente sulla sinistra la data, quindi il giorno 1, 2, 3, eccetera.
e nelle colonne seguenti in cima vado a riportare, diciamo che si può considerare diviso in due sezioni. In una parte, le prime tre colonne, vado a riportare il tipo di allenamento che andrò a fare, quale può essere semplice camminata, oppure se utilizzo i pesi, oppure se è un allenamento ad alta intensità. E nelle altre tre colonne, diciamo che vado invece ad evidenziare la parte del corpo che ho allenato, quale può essere ad esempio gambe, braccia o addominali. Molto semplice, banale, però per me funziona. Per questioni di spazio non ho potuto inserire nessuna canzone perché purtroppo non mi restava neanche un centimetro libero, quindi ho solo aggiunto altre note musicali intorno al titolo, niente di complicato. La pagina seguente è dedicata all'emicrania. Io soffro di emicrania fin da piccola e, essendo seguita a livello medico, ho un quaderno apposito in cui inserisco tutto in maniera estremamente dettagliata, quindi se ho sintomi prima o dopo un attacco, quanto dura l'attacco, il livello di dolore, i farmaci presi, diciamo un po' di tutto. In questo caso invece lo tengo molto semplice, in cui inserisco solo se ho avuto un attacco e se ho preso o no il farmaco e in base a quale vado a colorare, diciamo, la casellina. Niente di complicato. Amo fare questo tracker in versione circolare. L'unica cosa è che detesto crearlo. Nel senso, per quanto abbia comprato apposta questo oggettino, che non ricordo mai come si chiami, se... Mi pare che su Amazon lo troviate con goniometro circolare per cerchi angoli, una roba simile, non ricordo con precisione. Per quanto sia utile, a volte lo detesto, mi ci perdo. Però, visto che mi piace così tanto il risultato, sopporto la cosa. Essendo che c'era abbastanza spazio nella pagina, ho potuto inserire una canzone di cui ho riportato più parole, ed è questa è la mia canzone preferita da tutto il film, ed è Come to Your Senses. È un duetto che fin quando non l'ho sentito non avevo idea di aver bisogno di sentire, cioè non so se ha senso dirlo, ma da quando è uscito il film penso di averlo ascoltato più o meno ogni giorno. Quindi sì, in mezzo alle canzoni di Natale, anche a dicembre io ascoltavo questa canzone. Penso che Alexandra e Vanessa abbiano fatto un lavoro fantastico, cioè è davvero stupenda da sentire. La prossima pagina la dedico ad Instagram, in cui vado semplicemente ad inserire quanti followers ho all'inizio del mese e alla fine poi, e inserisco semplicemente
cosa andrò a postare e quando. Molto semplice, niente di complicato. Per me è utile perché io riesco a seguirlo. So che ci sono persone che alla fine non lo seguono e quindi lo creano e poi invece postano quando si ricordano o quando gli viene comodo. Io invece riesco a seguirlo forse perché mi ci trovo bene, non lo so. E quindi, essendo che funziona, continuo ad inserirlo. Ho concesso un piccolo angolino di spazio della pagina alla canzone 3090. In genere, essendo che tendenzialmente posto nei giorni dispari, non c'è un vero e proprio motivo del perché. Non è che posto giorni alterni, perché se un mese ha 31 giorni, io posto sia il 31 che il primo del mese successivo. Non so perché mi piace postare nei giorni dispari. Può capitare che posto nei giorni pari soltanto se, ad esempio, il giorno precedente non ho potuto postare. Ad esempio è successo il 25 di dicembre, era il giorno di Natale, pranzo in famiglia, poi pomeriggio in famiglia, la sera avrei potuto postare, ma come sono stata, diciamo, tra virgolette, libera, avevo un'emicrania per la quale non me la sono sentita neanche di guardare lo schermo del telefono, e quindi ho detto, beh, pazienza, posto poi domani. In genere, nei giorni pari, evidenzio la riga come per dire che non faccio niente. Questa pagina è la prima volta che la creo a livello mensile, perché non avendo un canale su YouTube apposito per il bullet journal, diciamo, non ho mai avuto la necessità ovviamente di crearla. La struttura è identica a quella di Instagram, semplicemente la data sulla sinistra e poi spazio vuoto vicino in cui scrivere. Riporto anche la tabella in, diciamo, esteticamente un po' diversa da quella di Instagram, ma in cui inserisco il numero di iscritti a inizio e a fine mese. Per questo mese, diciamo che non sono sicura, appunto, essendo la prima volta che manterrò questa struttura e questo format e questo metodo, ma per questo mese ho deciso che utilizzerò in questo modo questa pagina. Andrò semplicemente a inserire il giorno in cui ho intenzione di registrare un video e l'argomento, i giorni che dedicherò per l'editing del video. Dico giorni perché purtroppo a volte il mio computer rema contro e quindi si impianta, e quindi diciamo che l'editing è la parte che prende di più. Il giorno in cui ho intenzione di caricarlo e il giorno in cui ho intenzione di pubblicarlo. Questo perché generalmente cerco, se riesco, l'intenzione è quella di caricare il video al più tardi il martedì per renderlo pubblico il mercoledì alle 5 del pomeriggio. Non c'è un motivo sull'orario del mercoledì. Come giorno era perché dovrei più o meno riuscire a mantenerlo, perché la mia intenzione è quella di caricare nuovi video sempre di mercoledì. Essendo che ho parlato per praticamente tutto il video di questo film, qua e là, se non del film stesso, delle canzoni o degli interpreti e tutto quanto, ho una domanda per voi. E cioè, voi l'avete visto oppure no Tick Tick Boom? Le prossime pagine le dedico al mio tracker della produttività, che credo che sia quello che ha più successo su Instagram tra i vari post, forse perché a fine mese è davvero carinissimo con tutte le piccole icone disegnate e i vari colori.
Diciamo che lo uso ormai da più di un anno e mi ci trovo davvero benissimo perché al di là del fatto, ah, è bello esteticamente, è importante dire che per me funziona, cioè mi spinge davvero ad essere più produttiva. Voglio solo sottolineare questa cosa che non so perché a volte la gente dà per scontata. Io non ho creato questo tracker assolutamente, perché c'è stata gente su Instagram che mi ha contattato chiedendomi da dove mi è venuta l'idea, eccetera, eccetera. Non l'ho creato io, l'ho sempre detto. Io ho semplicemente preso questo, diciamo, il modello originale e l'ho fatto mio, tra virgolette, nel senso che ho tolto delle componenti che a me non servivano o erano inutili, ne ho aggiunte di altre. Quindi diciamo, questo è il risultato finale, però non è assolutamente frutto della mia fantasia. Giusto per dire, dare a Cesare quel che è di Cesare, non l'ho creato io. Queste sono le altre due pagine in cui non c'è nessuna canzone perché appunto per motivi di spazio non ci stava e inoltre anche perché creare questo tracker è già abbastanza, diciamo, non complicato, ma prende tempo perché comunque le icone le disegno tutte a mano e quello mi prende un po' più di tempo del dovuto. Quindi ho preferito non complicarmi la vita e cercare un modo per aggiungere la canzone da qualche parte e quindi l'ho semplicemente non l'ho inserita. L'ultima pagina di gennaio è quella che io dedico ai soldi, quindi al mio povero portafoglio. Ho dedicato un piccolo angolo della. Ho dedicato un piccolo angolo della pagina alla canzone Therapy, che dovreste sicuramente, più che ascoltare, andare a vedervi il video. Qualora voi non vogliate vedere il film, continuo a dirvi vivamente: almeno guardate i video delle canzoni. Perché Andrew e Vanessa hanno fatto un lavoro spettacolare a livello di performance, proprio non solo a livello vocale o di canzone, ma proprio le espressioni facciali sono state azzeccate per il tono che voleva essere dato, diciamo, alla canzone e al contesto del film. È una struttura molto semplice quella della pagina. Ho tre semplici sezioni, una per le entrate e una per le uscite. Non so perché continuo a ostinarmi a fare quelle delle uscite grandi quanto quelle delle entrate. È una cosa irrealistica, ma dettagli. Ed un'ultima piccola, diciamo, casellina dedicata all'inizio e fine mese. Questo perché mia bisnonna è quella che mi ha insegnato a gestire i soldi fin da quando sono bambina. E lei mi ha sempre insegnato, bisogna mettere via i soldi per la luce, i soldi per il gas, quindi diciamo mettere da parte i soldi divisi tra virgolette in categorie. Quindi in quella piccola sezione vado a riportare il quantitativo che ho per le diverse categorie a inizio e fine mese e facendo la differenza riesco anche a valutare quanto ho potuto mettere via nel mese. Questo è il mio setup di gennaio, molto semplice appunto. Mi stavo chiedendo, voi che tema avete scelto per il mese di gennaio? Spero che questo video vi sia piaciuto, se sì ricordatevi di darmi un piccolo pollice in su e di lasciare un piccolo commento, entrambe le cose mi renderebbero davvero felice. Ci vediamo alla prossima, ciao!